Dio mio, che momento. Come sono emozionata, figlia mia. A momenti tocca a te. Tocca a loro, alle 45 ragazze che a Salso Maggiore si contendono il titolo di Miss Italia, Miss Cinema e Miss Sorriso. La sfilata in costume da bagno lungo i bordi di una piscina di Salso è per tutte l'ora della verità. Presentate da Corrado, le bellissime passano davanti agli occhi del pubblico e a quelli ben più severi della giuria. A proteggerle ora non c'è più l'alibi di un busto, di uno stringivita, di un lungo e vaporoso abito da sera. Basta guardarle bene però per accorgersi che nessuna di loro ha bisogno di alibi. Dello stesso nostro parere sono fotografi e cineoperatori, i quali le raggruppano per una posa ricordo che fa tanto concorso di bellezza a Made in USA. Ma le fatiche delle miss non sono ancora finite. Centinaia di persone vogliono applaudirle, perciò prima dell'elezione accontentano gli anonimi dell'ammirazione con un delizioso carosello del sorriso, con una piccola crociera della bellezza. A sera, sotto i fuochi incrociati dei grossi riflettori, l'ultima sfilata. 45 cuori battono come campane a martello. 1 milione in gettoni d'oro, una Fiat 1500, una stola di visone, una macchina per cucire e molti altri regali aspettano la vincitrice. La bellezza è dunque la chiave che aprirà il piccolo forziere dentro il quale sono conservati circa 3 milioni. Ma chi possiede la magica chiave fra le 45 concorrenti? Raffaella De Carolis è Miss Italia 1962, Miss Italia 1961 le passa le consegne. La vincitrice è nata a Norcia, è stata eletta Miss Sicilia a Palermo e lavora a Reggio Calabria. È insomma la rivincita del mezzogiorno. Suo padre è stato campione d'Europa dei medio massimi. Farle la corte con troppa insistenza è dunque piuttosto pericoloso. Dopo il trionfo, i baci, i regali, i fiori, ecco un altro grande momento per Raffaella De Carolis. E noi le auguriamo la stessa fortuna che ha avuto un aspirante al titolo da lei conquistato, Gina Lollobrigida.